Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono Bruno Bozzi, il presidente del CIRF, Centro Italiano per la Riqualificazione Filiale. Siamo un po' in ritardo per permettere a tutti di prendere posto, visto che anche la sala è un po' strettina, evitare di sovrapporci. Abbiamo un programma abbastanza intenso e quindi che contiamo di contenere nei tempi che vedete, abbiamo previsto un po' di ritardo iniziale a partire. Ringrazio innanzitutto ANCI che oltre al patrocinio ci ha anche ospitato in questa sua sede, ANBI per il patrocinio e il Ministero dell'Ambiente. Ringrazio anche la squadra CIRF che ha lavorato intensamente per preparare questo evento che speriamo risulti alla fine di una qualche utilità per promuovere quelli che sono i temi diciamo di nostro interesse. Il CIRF, per chi non ci conoscesse, è un'associazione tecnico-scientifica che ha circa 15 anni di vita che punta a promuovere il dibattito sulla riqualificazione fluviale. Oggi è un esempio di attività in cui si cerca con altri interlocutori qualificati di mettere sul tavolo i temi. Il seminario di oggi punta proprio a questo, cioè a discutere in modo ampio di cosa può favorire quello che dal punto di vista teorico per certi versi ormai è passato, dal punto di vista pratico non vediamo ancora un numero elevatissimo di ricadute. Oggi siamo proprio qui per discutere di questi aspetti, le opportunità, i ruoli, ad esempio dell'agricoltura, delle bonifiche, dei comuni, per promuovere laddove possibile progetti e processi di riqualificazione fluviale, i vincoli normativi, economici, e questo potrà essere approfondito soprattutto negli interventi della tavola rotonda, portare esempi non necessariamente da altri paesi d'Europa, ma anche esempi da alcune regioni italiane, da alcuni comuni, e discutere di queste tematiche. Proprio riguardo gli esempi, oggi è anche l'occasione per noi anche di soddisfazione per sarà un intervento, il secondo, sul progetto Restore, un progetto Life Information che tendeva proprio a livello europeo a promuovere il dibattito sulla riqualificazione fluviale, che è stato premiato tra gli 8 Life, diciamo, migliori del 2014. Abbiamo colto l'occasione non tanto per parlare di questo premio, ma per riprendere i discorsi che erano stati affrontati a livello europeo su quel tema e rilanciarli come stimolo futuro. Infine, questo evento è accreditato tra gli eventi satellite della Green Week Europe, quindi la settimana europea verde. Gli eventi principali sono a Bruxelles, iniziano oggi. Noi qui a Roma siamo un evento che fa parte, diciamo, di questo evento complessivo e siamo l'evento è incentrato su natura in senso più ampio, siamo contenti di poter contribuire mettendo il focus, diciamo, sul tema fluviale. Detto questo, direi di cominciare. Invito tutti i relatori a mantenere i tempi circa 15 minuti di intervento concordati.